Cari ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui ancora una volta su Insa de Palma con il vostro palmozzo di fiducia. Ed eccoci qua, ritrovati insieme ancora una volta con un video della rubrica Parliamone, in cui cercheremo per l'appunto di parlare il più possibile, nel caso specifico di questo video, di uno di quei film che, se vi ricordate bene, un po' di tempo fa avevo inserito niente poco di meno che nella top 10 dei film che più attendevo da questo, anche possiamo dirlo sfortunato, anno cinematografico 2020. Il quale, vabbè, ormai abbiamo capito che è andato come è andato, tuttavia, insomma, i continui rinvii nell'uscita del film, le mie speranze, i trailer anche che tutto sommato continuavano ad uscire, i quali andavano sempre di più a stuzzicare la mia curiosità, di vero cuore mi facevano all'epoca davvero ben sperare nella buona riuscita di questo progetto, ovvero sto parlando di The New Mutants. Un film un po' particolare, non solo perché dalla gestione abbastanza travagliata, non solo in fase di produzione e soprattutto anche di distribuzione, come ben sappiamo, ma anche perché andava a collocarsi in quel limbo temporale, in quel limbo creativo, possiamo definirlo così, dell'universo narrativo degli X-Men tra la ex direzione Fox e l'attuale direzione Disney. Perché difatti, come ben sappiamo, ormai da un anno a questa parte, tutti quanti i diritti della Fox, compresi i diritti su X-Men, sono ritornati alla Marvel Disney. Però questo progetto ancora faceva parte, diciamo, della vecchia guardia. Ma, oltre a questo, il cast interpellato di giovani attori più o meno promettenti, le tinte palesemente tendenti all'horror e che potevano far suggerire qualcosa di realmente nuovo o anche solo di un minimo innovativo all'interno di una saga cinematografica che, ammettiamolo, dai, ormai da diversi anni, eccetto Logan, sta abbastanza arrancando, cercando di sopravvivere al meglio possibile. Oggettivamente la promessa che era The New Mutants per il brand degli X-Men era abbastanza importante. E per cui, alla fin dei conti, sarà stato così? The New Mutants sarà realmente stato in grado di risollevare un pochettino l'interesse del pubblico con un buon prodotto a tema X-Men, che riesca magari sapientemente a collegare il vecchio universo, chiamiamolo così, con le prospettive nuove della Disney e della Marvel? Oppure magari proprio questo limbo creativo di incertezza avrà più e meno in parte contribuito alla mai riuscita del progetto? Beh ragazzi, effettivamente sono delle belle domande, ma scusate, siamo qui apposta per rispondervi oggi in questo video, per cui vi invito a mettervi comodi e di prestarmi 5-10 minuti del vostro tempo, perché all'interno di questo video cercheremo di sviscerare il più possibile il cuore e la missione e anche effettivamente la realizzazione di questo The New Mutants, sia in bene che in male. Se voi siete pronti, anche io lo sono, per cui bando alle ciance, iniziamo a parlare di questo The New Mutants. Ce la possiamo fare insieme. Or dunque, signore e signori, caviamoci subito questo non sassolino, proprio macigno della scarpa. The New Mutants è un film detestabile, scialbo e praticamente inutile sotto qualsiasi punto di vista. Senza nessuna paura di essere smentito, credo affermamente che si possa definire come il peggior film facente parte dell'universo degli X-Men. E sì ragazzi, lo sto definendo addirittura peggiore di Apocalisse, quindi fate un po' voi. Un film veramente scialbo, senza arte né parte, un film che non traspare passione neanche dal benché minimo poro. Veramente una grande, grandissima delusione da parte mia. Perché, ok, i sentori di un progetto non proprio riuscitissimo oggettivamente c'erano tutti, come abbiamo detto in introduzione di questo video. La fase di produzione di questo film è stata abbastanza travagliata, la fase di distribuzione non ne parliamo, addirittura The New Mutants ha rischiato più e più volte di essere completamente cancellato dalla faccia della terra senza nemmeno mai vedere la distribuzione. E ora, vedendo anche il risultato finale, posso anche benissimo capire perché. Ma comunque, tornando a quello che stavo dicendo, i sentori per capire che qualcosa poteva non aver funzionato bene nel meccanismo dell'ingranaggio di questo film c'era. Però sapete, la speranza è sempre l'ultima a morire. Un uomo perlomeno può sempre e comunque sognare. Per cui genuinamente io mi aspettavo non certo il miglior capitolo della saga, assolutamente no. Però quel guizzo, quel qualcosa che io ero riuscito a intravedere dai trailer, mi sarei aspettato di non ritrovarlo esploso all'ennesima potenza per forza nella pellicola, ma anche solamente in parte, o che quello possa essere stato il mood centrale del film. No. Anche la campagna marketing, secondo me, contribuirà ad affossare il risultato finale di questo film, perché per quanto riguarda i trailer, sono stati confezionati, ragazzi, non ad hoc, ma proprio come meglio non si poteva fare.
tutte le scene più coinvolgenti sono state prese, snaturate, rimaneggiate e proposte a noi pubblico in maniera che il film potesse realmente sembrare interessante, ma che poi calate e contestualizzate all'interno del film non sanno veramente di nulla, anzi ti lasciano con l'amaro in bocca. Maledizione, che mal di testa. Cerchiamo di entrare un pochettino più nel merito della questione per farvi capire quanto il progetto sia stato veramente molto fallace. Io vorrei parlarvi in maniera anche abbastanza sbrigativa del lato tecnico della pellicola. Sotto questo punto di vista, ragazzi, calma piatta. Veramente non c'è nulla che esalti, non c'è neanche nulla che effettivamente possa far gridare allo scandalo. Però davvero, da un film sugli X-Men, quantomeno qualcosina di un minimo accattivante, un minimo carino, come abbiamo visto nel corso degli anni, anche e soprattutto la saga per l'appunto gli X-Men, ne abbiamo viste di cose molto interessanti, ragazzi, da un punto di vista degli effetti visivi, dei poteri dei mutanti, a livello anche di coreografie, di stunt, di concept, ne abbiamo viste di cose interessanti nel corso degli anni. Qui, ragazzi, è tutto piatto. Il minimo di CGI che è stata impegnata è solamente fine al suo scopo. Fotografia assolutamente anonima, colonna sonora in pratica inesistente e performance attoriali, e questo lo dico veramente con grandissimo dolore, perché lo sapete, se mi seguite da un po' di tempo, io non è che stravedo, io posso ritenermi una groupie di Maisie Williams. Ma per l'appunto, per quanto riguarda la mia amata Maisie Williams, ma anche Anya Taylor-Joy, anche il giovane attore importato direttamente da Stranger Things, di cui adesso, perdonatemi, mi sfugge veramente il nome, però insomma, il cast poteva essere interessante e soprattutto questi ragazzi hanno dimostrato in passato di essere in grado di poter tirare fuori qualcosa di un minimo interessante. Però davvero il lavoro alla base della sceneggiatura, il lavoro alla base della scrittura dei personaggi sa di un compitino fatto di malavoglia, in maniera sbrigativa e con neanche la benché minima intenzione ai dettagli più basilari. Nulla, davvero nulla degna di nota. Passando però al lato che veramente più fa male al cuore, dal punto di vista contenutistico. E qui capiamoci bene, stiamo parlando di fuffa, di aria fritta, del vuoto pneumatico. E perché vi sto dicendo questo? In maniera anche forse un po' troppo incattivita, però cercherò di spiegarvi adesso anche il motivo. Perché palesemente i trailer cercavano di vendere il prodotto X-Men The New Mutants come una sorta di pellicola, non dico horror, però a tinte molto dark, che potesse far leva magari sulla parte magari più oscura del mondo dei mutanti, quale ad esempio le paure più viscerali dei mutanti, un eventuale risvolto paranormale del tutto che veramente potesse far sprofondare il mondo nel caos provocato da chissà quale mutante iper super mega di livello ultracosmico, oppure chissà cos'altro ancora, o il classico ospedale psichiatrico infestato ma magari calato nel contesto dei mutanti, insomma. Ci poteva essere qualcosa di interessante, una piccola tinta horror all'interno di un universo narrativo che bene o male questi aspetti non li ha quasi mai affrontati, quindi poteva essere davvero una grande opportunità per svecchiare un pochettino il brand degli X-Men e stuzzicare un pochettino la curiosità di chi non ha neanche mai preso in considerazione questo brand. Non è nulla di tutto ciò, ragazzi. Credetemi se vi dico che sì, le tinte horror ci possono anche essere, ma sono proposte in maniera talmente blanda, sciatta, disimpegnata e in maniera talmente marginale all'interno della pellicola che quasi praticamente non esistono, e su quello la campagna marketing aveva principalmente battuto, e poi quello non va a rappresentare neanche un 10% della pellicola. E qua già un po' i maroni iniziano a girare. Inoltre, tornando un attimo sulla scrittura dei personaggi che vi accennavo prima, credo che la scrittura dei personaggi di questo The New Mutants non possa essere definita tanto piatta, ma quanto proprio aerograficamente perfetta, senza il benché minimo attrito, talmente liscia che a momenti ci si potrebbe anche giocare a biliardo sopra. Perché per quanto riguarda i personaggi principali, sono veramente grattati sulla superficie. Il villain di questo film, che ovviamente non vi vado a spoilerare, però sappiate che è di una banalità, di una sciattezza che metà basterebbe, veramente in confronto a Apocalisse era un dio in tutti i sensi. E anche per quanto riguarda il concept alla base, per quanto sulla carta potesse risultare un minimo interessante, è proposto qui ancora una volta in maniera scialba, disimpegnata e veramente con il benché minimo sforzo. Peccato, veramente un gran peccato, ragazzi. Da questo The New Mutants legittimamente qualcuno poteva avere delle aspettative, qualcuno come me ad esempio poteva sperare in un minimo di innovazione, qualcosa di coraggioso, di sperimentale all'interno della saga degli X-Men che sino ad ora per l'appunto non si era mai visto, e quindi cercare di svecchiare un pochettino il brand dopo il finale estremamente tiepido che è stato Dark Phoenix.
ma credetemi se vi dico che in confronto, se Dark Phoenix si poteva definire come l'ultimo chiodo sulla bara del brand degli X-Men al cinema, questo The New Mutants è proprio la colata che la bara la seppellisce sotto 2,5 metri di terra. E ci sarebbero anche tante altre cose da dire, tante altre cose che potevano essere fatte anche solo un minimo meglio, che avrebbero dato anche solo un minimo un pochettino più di lustro ad una produzione tutto sommato dignitosa, ma che alla fine non è nemmeno insipida, ma ti lascia veramente con il disgusto in bocca. Mi dispiace veramente tanto fare queste constatazioni qui oggi insieme a voi, però questa è stata la mia esperienza finale. Esperienza finale che se proprio proprio dovessi quantificare con un classico e canonico voto finale che do sempre alla fine di questi video, temo veramente che si possa attestare su un 4,5. Già, non sto esagerando. Ad oggi probabilmente The New Mutants si può definire come il peggior capitolo della saga degli X-Men. E qualcuno potrebbe chiedersi, ma davvero più addirittura di Apocalisse? Sì ragazzi, perché Apocalisse nel suo discutibilissimo risultato finale, perlomeno all'interno del suo animo, ci provava. Si vedeva che provava ad avere un minimo di guizzo, che perlomeno andava a rispettare i canoni classici della saga, e comunque alla fine per l'appunto ci provava a dare qualcosa al pubblico. Questo The New Mutants proprio se ne frega. Per cui ragazzi e ragazze, questa è l'amara conclusione. Se con Dark Phoenix il brand degli X-Men era ufficialmente morto, con questo dei New Mutants il cadavere è stato dissacrato e seppellito. Veramente un gran, gran peccato. E su queste amarissime conclusioni finali, signore e signori, basta. Questo non è il classico mood con cui affronto di solito un film, anche che non mi sia eccessivamente piaciuto, ma comunque credo che il risentimento e soprattutto la grandissima delusione che questo The New Mutants ha avuto nei miei confronti mi rendo conto come mi abbia un minimo incattivito all'interno del video, e vi chiedo scusa se mi sono posto in maniera forse anche un pochettino arrogante e spocchiosa, ma vi posso garantire che questa sensazione è nulla in confronto al dissiparsi della mia anima dopo ogni singolo minuto di visione di questo The New Mutants. Non so cos'altro aggiungere. Non sto dicendo che ve lo strasconsiglio, ragazzi. Non vi sto dicendo questo, perché secondo me è giusto che ognuno di noi si faccia la propria idea andando direttamente a vedere il film. Tuttavia, ragazzi, io vorrei qui avvisarvi. Vi consiglio di partire con aspettative molto basse, proprio molto, molto basse. E allora lì sì, forse The New Mutants potrebbe anche solo un minimo intrattenervi. Ma la probabilità che rimanete delusi anche voi al fine visione, vi assicuro che è davvero molto, molto alta. Uomo avvisato, mezzo salvato, poi fate un po' voi. Chissà, ormai veramente pare che solamente Disney possa avere la concreta possibilità di risollevare il brand degli X-Men, perché se eventualmente questa è la direzione su cui vogliono continuare, fermatevi, vi prego fermatevi, lasciate il cadavere lì ormai a riposare in pace e non cercate di continuare a rianimarlo inutilmente, perché poi prodotti come The New Mutants sono gli orridi risultati. Ragazzi, questo purtroppo è veramente tutto. Vi chiedo scusa ancora una volta per il contenuto un pochettino amarognolo di questo video, però lo capirete anche voi quando andrete a vedere il film. Davanti a certe cose non si possono chiudere gli occhi. Non si può. Ad ogni modo però il mio invito rimane sempre quello di andare a vedere il film e di farvi una vostra idea. Poi nel caso se volete, qui sotto la bacheca dei commenti è completamente a vostra disposizione. Vi invito a scrivere tutto quello che volete riguardante a questo The New Mutants. Se non vi è piaciuto, se eventualmente vi dovesse essere piaciuto, se siete d'accordo con quello che ho detto in questo video, se non siete d'accordo, perché? Sotto questi punti di vista e per qualsiasi altra cosa, ripeto, qui sotto la bacheca dei commenti vi aspetta. Sapete sempre che cercherò di rispondervi il prima possibile, sempre e comunque molto molto volentieri. Mi raccomando, non lasciatemi a bocca asciutta. Ma oltre a questo invito, mi auguro veramente che questo video vi possa essere anche solo un minimo piaciuto o che l'abbiate trovato anche solo un minimo utile. Se voleste sostenere non solo questo video ma anche più in generale la mia attività su questa piattaforma, sapete perfettamente come poterlo fare. In particolar modo però un like al video, un'iscrizione al canale se ancora non siete e soprattutto anche un'attivazione della campanella per le notifiche per rimanere sempre aggiornati su ogni singolo contenuto che vado a pubblicare qui su questo canale, servono dei gesti fondamentali, piccoli per voi ma veramente fondamentali per chi sta da questa parte dello schermo. Fidatevi. E inoltre come sempre il link per gli altri miei social qui sopra e qui sotto e anche altri video nelle schede finali di questo è tutto quanto il resto, ragazzi, che sapete molto meglio di me, sono tutti dei mezzi per andare a sostenere quella che è la mia attività che cerco di portare avanti come meglio posso e che spero possa essere anche solo di un minimo di vostro gradimento. Ma come dico sempre, l'ultima parola aspetta sempre e solo a voi. Basta ragazzi, per oggi mi sono avvelenato il fegato abbastanza, meglio chiudere qui questo video. Io comunque vi ringrazio infinitamente per avermi seguito anche oggi fino alla fine di questo mio enorme sproloquio. Veramente.
vi amo 3000. Grazie mille a tutti voi che continuate a seguirmi nel bene e nel male in questo enorme universo cinematografico che sono i cinecomic. Speriamo veramente che in futuro le cose migliorino, perché ce n'è veramente bisogno. Sino a quel momento, ragazzi e ragazze, basta. Questo è veramente tutto. Vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento con un prossimo video, sempre qui, su questo canale, con il vostro famoso di fiducia. Alla prossima e più o meno buon The New Mutants a tutti.